no, che cos'è, la nebbia? No, è il motore, è partito un pistone. Poi torna? No. Nessuna esperienza precedente può averti preparato per assistere alla carneficina a cui assisterai fra poco. Ok. La finale di baseball, le Olimpiadi, quella tensione era niente al confronto. In questo palazzo uccidi o vieni ucciso. Sì. In trincea non si fanno amici e non si prendono prigionieri. Niente prigionieri. Tu entri avendo mezzo milione in germogli di soia e un attimo dopo i tuoi figli non hanno più neanche le scarpe. Mi segui? Sì, li dobbiamo uccidere quei figli di puttana! Hey, this is Dan Aykroyd and you're watching Video Top. Facciamoli neri. Nei giorni scorsi si è tenuto un grande evento, le telecamere di Videotop non potevano non essere presenti. Stiamo parlando di Crystal Head, una vodka davvero particolare ottenuta con un procedimento specialissimo. Testimonial, ma non solo, ideatore di tutto questo è Dan Aykroyd, il grandissimo protagonista di Blues Brothers, di Ghostbusters e tantissimi film di successo. Il debutto in questo appuntamento Videotop per un nuovo inviato, speciale, o meglio, Specialex Pettinaroli. Ciao ragazzi di Videotop, oggi siamo a Gemme in provincia di Novare, ci troviamo a Casa Francoli, ovvero lo showroom delle distillerie Francoli che da oltre 20 anni producono grappe distillati di alta qualità. Oggi qui è un giorno molto speciale perché viene presentata una vodka molto particolare della quale Francoli è proprio l'importatore ufficiale per l'Italia. Una vodka ideata e pensata niente meno che da Dan Aykroyd, l'attore, insomma, interprete di film che hanno fatto storia. Citiamo i Blues Brothers, lui era Elwood Blues, piuttosto che Ghostbuster, Una poltrona per due, per dirne soltanto qualcuno. Ebbene, oggi è qui proprio per presentarcela niente meno che Dan Aykroyd. Si chiama Crystal Head Vodka e oggi è qui con noi, proprio lui in persona, per presentarcela, Dan Aykroyd. Hi Dan. Hi, how are you? Fine, thank you. Questa è una vodka molto esclusiva, è una vodka importante, prodotta con un metodo davvero interessante. Come funziona questo metodo di produzione e perché proprio la vodka e non la grappa magari? Well, I like Italian grappa, but for us building the business, the vodka category is the widest in the industry. La vodka è in sostanza il settore più vasto nel quale costruire una vodka che abbia un successo, ed è quello che hanno cercato di fare con questo tipo di vodka. Everybody drinks vodka around the world, but not everybody drinks tequila or grappa around the world. But it's a truly global substance, you see. Questa vodka è contenuta in una bottiglia specialissima a forma di teschio umano che si ispira alla leggenda dei 13 teschi di cristallo. Come mai questa leggenda ti appassiona particolarmente? Oltretutto una bottiglia prodotta in Italia, è vetro italiano. The reason for the legend of the skulls in this product, to tell the consumer about purity and clarity and enlightenment. The skulls were used by the Mayans, the Navajo. Il teschio era già usato dai Maya e ha una forte valenza significativa per la purezza, e hanno cercato con questa bottiglia di illuminare il consumatore con questo prodotto, appunto, in una bottiglia a forma di teschio.
Anche i Rolling Stone hanno scelto Crystal Head come vodka ufficiale del 50 and Counting Tour, che è il loro tour commemorativo del 50esimo della band. Per uno come te, uomo di musica, con un nome legato alla musica, che soddisfazione è stata? Yes, this what really honors us is the fact that the Stones accepted our project, and also that Mick Jagger personally chose all of the CDs. I Rolling Stones hanno subito appoggiato questo progetto e Mick Jagger in persona ha scelto personalmente i pezzi live all'interno di tutta la carriera per poi allegarli in un bellissimo CD e fa parte di questo cofanetto che noi vediamo adesso. Elwood Blues è un'icona del cinema, un'icona del blues, ma Dan Aykroyd è anche Ray Stantz, quindi uno dei Ghostbusters. A tal proposito, è da qualche anno che si rincorrono voci su un terzo capitolo. Qual è la verità? Ci stai lavorando? Lo vedremo? I'm very optimistic that we will be shooting the movie soon. Dice che è molto ottimistico riguardo all'uscita di questo film e crede che a breve ci saranno delle novità. Dan, che cosa ti direbbe la pinguina se ti vedesse con tutti questi teschi pieni di vodka? She'd probably say, come in back in here and give me a shot of that stuff. Siamo con Alessandro Francoli, il presidente della distilleria Francoli. Si sta svolgendo l'evento di presentazione di Crystal Head Vodka. Questa sembra veramente un'iniziativa importante. Come è andata, in sintesi? Ci siamo arrivati in un modo abbastanza curioso. Ci siamo arrivati con gli sci. Qualche anno fa a me è capitato di sciare con la persona che oggi si occupa della distribuzione internazionale di Crystal Head. Allora diventammo amici e un annetto fa mi ha interpellato per dire se poteva esserci un interesse per questo prodotto. Chiaro che quando abbiamo visto come si presentava, come era fatto, quanto buono era il liquido e il personaggio che ci sta dietro, che oggi è venuto a trovarci, non abbiamo potuto far altro che dire certo, ci interessa, e soprattutto oggi stiamo facendo in modo che tutta quell'importazione che in qualche modo era già partita vada piano piano a scemare, in modo tale che ci sia anche un certo ordine nella distribuzione di questo prodotto. Grazie Alessandro Francoli, presidente di Distilleria Francoli, è stato un piacere stare qua con lei. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie Dan, grazie per il tuo tempo, è stato un piacere conoscerti. Thank you very much. Okay.